trova mentre comincia in questo momento la partita. Bianchi si danno un po' fastidio, la palla però schizza per Marzieri che cerca di battere in velocità, Olivieri ce la fa, batte anche il portiere, porta in vantaggio la Sestese dopo soli 7 minuti, frittata generale della difesa arancionera, in particolar modo Olivieri. Porta romana, la palla spiova a centro area, prova a colpire Olivieri, non ci arriva, la palla ancora lì per Pomo, si deve inventare trequartista, prova a servire Chiarelli che si gira benissimo, è la respinta della difesa, ovviamente sono in fuorigioco, si vanno a spostare, parte Gori e colpisce proprio un compagno di squadra, esattamente Pomo, poi il tiro da fuori resta lì ed è il pareggio del porta romana con il solito Scioli, errore nella respinta del portiere della Sestese. Lancio intanto in area di rigore per Scioli che cerca di far spazio, il colpo di testa esce di un soffio, aveva battuto nettamente Ravanelli, aveva anche il cross di Frutti dalla tre quarti, colpo di testa di Scioli. Cerca di andare via Gambardella che salta Pomo, entra in area di rigore Gambardella, il cross e il tocco di Frutti in calcio d'angolo che di fatto salva un gol quasi fatto. Finisce 1-1 il primo tempo fra Porta Romana e Sestese. In particolar modo la parte di Olivieri Valenti in occasione del vantaggio della Sestese, di Chiarelli a battere di sinistro. Palla spiova centro area, non ci arrivano né Scioli né Santini per un soffio. Petazzi di prima per Bianchi che cerca di anticipare Olivieri. Attenzione, l'errore ancora una volta della difesa del porta romana, la palla resta lì. E poi Valenti in qualche modo arriva anticipando Marzierli. Spazio per la Sestese con Balli che prova la verticalizzazione ottima per Bettazzi, il destro di Bettazzi che esce di un soffio. Mentre il porta romana domenica prossima sarà attesa da una trasferta molto complicata, quella a Castelnuovo dei Sabbioni. Intanto perde palla a Sestese, Scioli solo davanti al portiere, steso da Galluzzo, poi Conti mette clamorosamente fuori, ma dovrebbe essere assegnato calcio di rigore a favore del porta romana. Anzi no, forse l'arbitro non assegna il calcio di rigore a favore del porta romana, non applicando la norma del vantaggio come invece in questo caso si dovrebbe fare. C'era la Sestese con Marzielli, il sinistro di Marzielli per Valli che non riesce a incrociare il pallone, ancora un rischio per la difesa del porta romana. Ci va Bianchi, attenzione Gambardella, il contropiede rosso-blu, Gambardella entra nel rigore, il suo destro e la palla di un soffio al lato, non se l'era di certo giocata male Gambardella nell'occasione. Poi lui a scodellare in area di rigore, va a cercare di saltare Scioli, la palla per Conti, sono davanti al portiere, è clamoroso l'errore di Conti, ma era fuori gioco e non assegna quindi nessun secondo di recupero ulteriore. Finisce 1-1 fra Porta Romana e Sestese con il gol di Marzielli al settimo per i rossoblu ospiti e il pareggio di Scioli al 14°. È davvero